Si è appena conclusa la seconda commissione che ha esaminato la legge sul pendolarismo, cioè la legge che prevede una scontistica del 10% sugli abbonamenti per tutti gli studenti dagli 11 ai 26 anni. È una legge che si applicava in base alla 57 solo alle aree svantaggiate. Le forze del centro-sinistra hanno proposto un emendamento per estendere questa agevolazione a tutti i comuni fino a 5.000 abitanti. Questo significa che per esempio per la provincia di Pescara ci rientreranno naturalmente Catignano, Cugnoli, Nocciano, Picciano, Torre dei Passeri, Rosciano, Moscufo, Alanno e Cappelle. E poi c'è un'intenzione dal 2021, anche un auspicio, di valutare gli ultimi 30 comuni che mancano, considerando che tante altre regioni per gli studenti prevedono agevolazioni ben più cospicue. È stato un lavoro condotto dal centro-sinistra, su cui voglio ringraziare anche il consigliere De Renzis, che è stato molto aperto alle nostre soluzioni. Lui è il presentatore di questa legge, che è notevolmente cambiata e notevolmente cambierà rispetto all'approvazione che ci sarà il martedì in Consiglio regionale, ma è una di quelle occasioni in cui si lavora tutti quanti insieme per il bene dei nostri studenti. Questa è la dimostrazione che un dialogo propositivo fra maggioranza e opposizione è possibile e può dare i suoi frutti. Il nostro auspicio come Giovani Democratici è che questo dialogo si concretizzi anche su altre tematiche inerenti alla vita delle giovani generazioni abruzzesi e sulle quali il centro-sinistra è già al lavoro da tempo, come la scuola, l'università e il diritto allo studio. Un'apertura a queste istanze farebbe il bene di tutti gli abruzzesi e ci darebbe il segno di una politica davvero matura.